Bentornati in Automation. Nello scorso episodio abbiamo creato la prima auto, ovvero la FAMI, e oggi voglio creare un paio di varianti di questo progetto, ovvero una versione sportiva e una versione cabrio. Vediamo se riesco a capire come fare. Clona versione dell'auto, ok, e questa si chiama Sport. E non ha il post bellico base, però era questo il mio problema fondamentale. Vediamo se vi permette di fare un trim del post bellico base. Progetto motore, sport, post bellico base, motore esistente, variante clone del post bellico base, ok, ok, e post bellico sport, variante clone. Perfetto, allora, avevamo appunto fatto un motore molto più largo del necessario con l'idea di avere un motore 2000, ci starà un 2000? È un po' troppo square per essere un 2000 secondo me. Ci arriva a filo ed è quasi 50 cavalli, 50 kW, che è più che sufficiente per un motore sportivo. Allora, andiamo anche a sistemare alcune questioni, tipo alzare il ratio di compressione. E mettiamo almeno a normale questo e arriviamo a 5 kW perché logicamente il motore batte paurosamente in testa. Andiamo quindi sul sistema di trasmissione di carburazione. Avanziamo un po' tanto. Ritardiamo, ok, e abbassiamo un po' perché va bene sportivi ma non vogliamo consumare come dei pazzi. Allora, non così ricco, ritardiamo ancora un po'. Allora, capacità di carico del mollo posteriore, il motore sta funzionando, carburazione troppo grossa. Ok, la carburazione è decisamente troppo grossa per questo tipo di motore. Eravamo aumenti a 50 kW prima di iniziare. Allora, abbassiamo un po' il numero di giri massimo. Ok. Ok, abbassiamo ancora un po', ritardiamo completamente e allora a questo punto andiamo a lavorare di nuovo sul neppure questo, ok, la compressione un pochino più bassa, perfetto, 44, siamo ancora, no, 43, 43,7, 44,1, 44,5,
vediamo, ecco, qui comincia a battere in testa, quindi facciamo 44, è più che sufficiente, abbastanza lean, completamente ritardato. Abbassiamo un po' i giri e sistemiamo lo scarico, così arriviamo a 47 kW. Ora, naturalmente potremmo fare un po' di cose del tipo, allora, del tipo naturalmente andare a cambiare il tipo di scarico, o anche andare a cambiare naturalmente il carburatore. Potremmo mettere un performance mid e vedere dove arriviamo. Abbiamo 91,5, qui abbiamo 92, possiamo alzare un po' questo. Arriviamo a 50 kW secondo voi? Magari sì. Un pochino più. No, così diventiamo un po' troppo. 49 kW. A questo punto voglio i 50 kW. Vediamo se li riesco a ottenere con lo scarico. No. Un po' più stretto. Sì. No, troppo stretto. È fantastico tutti i calcoli che ci sono dietro il movimento di un piccolissimo valore. 50 kW. 50 kW, un bel numero da scrivere sulle statistiche dell'auto, anche se naturalmente siamo nel 46, eppure oggi usiamo i cavalli per parlare di motori, quindi, però a me piacciono di più i kilowatt. 50 kilowatt, perfetto. Vogliamo dargli un colore più aggressivo? No, va bene lo stesso verde. Sentiamolo. Cattivissimo. Ok, l'auto più o meno è la stessa. Facciamo la variante due porte, la variante tre porte, togliamo logicamente un po' di cose e adesso vado a risistemarla. A dopo. E rieccoci. Non ho fatto molte modifiche, ho messo un po' di buchi della velocità nel cofano. Ho cambiato un po' il posteriore per cercare di renderlo un po' aggressivo nel limite delle auto del 46 e ho messo una bella S, e un errore qua, una bella S per definire il modello. Perfetto, andiamo avanti. Allora, la velocità è certamente più alta, tipo anche 150, 150 sarà abbastanza sport. Allora, voglio cambiare questa cosa in fisso una demografica, volevo metterla su sport, ma proprio non ce la faccio. Facciamo 4 marce. Rientra sempre nel fuoristrada. Allora, mescola media, mescola sportiva. Ok, family sport. Questo può essere un buon obiettivo. Molle posteriori sono troppo morbide, modalità di carico alto e bassa, eccetera. Ok, andiamo logicamente a risistemare la questione delle, allora,
molle, freni sono incredibilmente quasi a posto. Posso alzare un po' i freni anteriori? No, ok, un po' meno. Ok, anche se in realtà ho regolato i freni, ma devo ancora regolare i carichi. I freni sono comunque tamburo avanti e indietro, aerodinamica c'è poco da fare. Interni, 4 posti, 2 posti. Sport budget, va benissimo, sport budget. E vorrei vedere eccoci qua. Maneggevolezza fin troppo, sportività praticamente zero. Il lusso va abbastanza bene, c'è logicamente da sistemare la sportività. Allora, potremmo togliere del tutto il comfort. Mettiamo degli interni sport. Come sicurezza, come siamo messi? Siamo messi bene. Sospensioni sport. Sportività è uno schifo. Ha una maneggevolezza incredibile, ma ha purtroppo Allora, il body type è cannato. Basso comfort comunque. Che mi sembra incredibile. E allora vabbè, pigliatevi vabbè, a questo punto non vado sulla sport, vado su, effettivamente sulla sport, family sport. La family sport penalità bassa, perché la sport non è il corretto tipo di auto familiare sportiva. Allora rimettiamo le come si dice, sospensioni in modalità comfort. Mi diventa però troppo poco sport. Allora, rimettiamo la radio. La radio non so se è più una cosa da è una cosa che effettivamente va un po' nella media, cioè va un po' sia sul comfort sia sul lusso. Il che sembra andare molto bene. Andiamo a vedere se possiamo andare a ritoccare un filino i la guidabilità è una tonnellata, però purtroppo non posso abbassare più di così la altezza da terra. Posso provare a ridurre i posteriori e gli anteriori. Allora, così è competitività 109, accessibilità 30, concorrenti 4.
e va sulla familiare da divertimento familiare. Il rischio grosso con questa auto è che mi vada effettivamente. Così è perfetta, tra l'altro. Il rischio grosso di questa auto, della Fami Sport, è che mi vada a cannibalizzare il mercato primario, perché mi va sostanzialmente sullo stesso mercato. Non è una sportiva un po' così, è un po' troppo poco sportiva. È una familiare da sboroni, se vogliamo, per gli anni 40, con una velocità veramente buona, dei consumi, per carità, ci stanno, penso, anche se in realtà non c'è nulla nei consumi. Prestazioni sono buone, penso. Vediamo un momento qua i settori. Alla fin fine mi va appunto nel settore. Qui vediamo entrambe le auto, no? La Sport mi va a prendere un po' del settore Family, un po' del settore Conv, che però poi voglio prendere con l'effettiva convertible, qualcosa del settore Sport, ma persino l'auto normale, la base mi va sulla sportiva economica. Logicamente sulla sportiva mi sta meglio questa auto. Anche la familiare sportiva è un po' così. Sto a passeggeri, naturalmente, fortunatamente è più la base. E la cosa eccezionale è la premium economica me la prende sostanzialmente la mia familiare. Sulla GT non vendiamo naturalmente nulla. E questo ci dice molto sul concetto di motore e velocità che c'è nel 46. 110 all'ora è già una bella velocità, 150 all'ora è fin troppo alto. Non abbiamo ancora la categoria supercar che si sblocca nel 70, ma non vorrei dire che questa è una supercar. Adesso dovrei andare a vedere che velocità avevano le Porsche in quegli anni, ma se mi ricordo dalla mia grande esperienza nei videogiochi, un Need for Speed dedicato alla Porsche che partiva appunto dagli anni 40, mi sembra di ricordare che la velocità di punta della Porsche degli anni 40 era più o meno la velocità della mia Clio di quel periodo, quindi 150-140 all'ora. Allora, questa appunto ha un'accelerazione 50 kW, tutto quello che dicevamo. Ok, allora, prima cosa, esportiamo quest'auto perché sarà quella che andremo a provare in BMG Drive. Esporta auto, esporta suono del motore. Ok. E andiamo a fare anche, volevo fare anche proprio il test. Ecco quello che volevo vedere, le statistiche dettagliate della sportività. Allora, la velocità massima è alla fin fine quello che mi va a penalizzare la sportività. Però la velocità massima io la posso andare a sistemare, cioè nel senso, nessuno mi dice che. Ecco qua, vediamo dove entra. Possiamo andare tranquillamente a 200 all'ora. È diventata più sportiva così? Test circolare 19. Il cambio non è confortevole, la taratura delle sospensioni è effettivamente un po' aggressiva.
la potenza o meno 12 sulla potenza. Cazzo, sono 50 kW. Cosa volete in questi anni? Va bene, dai. Facciamo una prova veloce. Ok, è questo 125 di velocità massima quello che riconosco come problema effettivamente su questa auto. Allora, perché 125 se io gli ho messo un limiter a 200? Allora, abbassiamo la velocità effettivamente a 150 e riproviamo. Così ha una velocità decisamente più bassa, un'accelerazione più alta e sinceramente con questi... Allora, proviamo a metterla a 130 con questa spazzatura, vediamo se cambia. 125, dovrebbe arrivarci alla velocità massima però. Ok, facciamo un pochino più lunghe le marce. 125, 21 secondi da 0 a 100. Vabbè, mi sembra comunque buona. Vediamo un momento di nuovo le statistiche dettagliate per la sportività. Potenza 16, limitatore, coppia, rumorosità. Potrei smarmittarla del tutto, potrei togliere... Andiamo a fare una piccola modifica allo scarico. Ok, così fa molto più casino. La velocità massima è sempre quella che è, ma sembreremmo esserci. 126 km all'ora, 22 km. Allora, ho tolto la marmitta, quindi a questo punto dovrò riesportarla, cosa che farò tra gli episodi. Sinceramente, questa serie sta andando molto più lentamente di quanto immaginavo, ma mi sto veramente divertendo ad andare nei dettagli della progettazione delle singole auto. Quindi questo episodio più o meno si conclude con la costruzione di questa auto sportiva. Nel prossimo episodio
proveremo dal vivo questa auto, giusto per renderci conto di cosa abbiamo costruito, e poi spero di fare velocemente la variante decappottabile. E spero in un paio di episodi arrivare alla produzione della prima auto. Dopodiché dovrò fare un po' di ragionamenti su come andare avanti con questa serie, perché non posso metterci 4 episodi per ogni auto, perché non voglio veramente tediarvi con tutti i ragionamenti su ogni singola decisione che sto facendo nella progettazione. Anche se in realtà questo gioco è più o meno questo: prendere decisioni nella progettazione delle auto. Bene, spero che questo episodio vi sia piaciuto e alla prossima.